Oggi prepareremo insieme queste buonissime treccine soffici con panna vegetale. Non viene usato olio, solo della panna e del latte vegetale. Mettiamoci all'opera. Per fare le nostre treccine ho messo 200 ml di una qualsiasi panna vegetale che volete con 150 ml di un latte vegetale. Io ho usato il mio solito latte di riso e mandorla e l'ho fatto lievemente intiepidire e vado a sciogliere dentro 15 grammi di lievito di birra. Lo sciolgo nel latte e poi andrò ad aggiungere 500 grammi di farina, composta da 250 g di farina ad 1-0 e 250 g di farina di Manitoba, sempre ad 1-0. Metterò inoltre 50 g di, come al solito, amido di mais, a sostituzione delle uova, e poi 100 g di zucchero di canna e un pizzico di sale, la buccia grattugiata di un limone non trattato. Una volta il sale, ho aggiunto tutta la farina, adesso finisco di impastare, vediamo se devo aggiungere un altro pochino di latte. Adesso devo mettere anche lo zucchero, altrimenti vengono fuori dei panini invece che delle treccine dolci. Queste treccine, volendo, potete poi dividere magari l'impasto e metterci delle gocce di cioccolato in una parte, nell'altra mettere dell'uvetta che avete fatto ammollare dentro un po' di acqua oppure un po' di liquore se non è per adulti, e oppure aggiungere delle noci, insomma si può variare un po' i sapori. Ecco, aggiungo anche lo zucchero, 120 grammi, mi sono sbagliata prima sul peso. Adesso vediamo come viene l'impasto, se viene troppo duro, eh? Allora, mi pare che sia giusto così. Adesso lo mettiamo un attimo sulla spianatoia, lo impastiamo fino a farlo diventare molto liscio, insomma, bello morbido e omogeneo nel suo impasto, e poi lo metteremo a lievitare. Ecco, vedete, l'impasto è pronto e adesso ho infarinato la terrina. Nel frattempo ho preriscaldato a circa 40 gradi il forno con la lucetta accesa, sapete, lo mettiamo dentro finché raddoppia di volume. Per agevolare la lievitazione pratichiamo un taglio a croce sopra l'impasto. Poi copriamo con la pellicola e andiamo a posizionare nel forno. Abbiamo avuto questa bella lievitazione dopo circa 2 ore e adesso andiamo a formare le nostre treccine sulla spianatoia, farina, tiriamo fuori il nostro impasto. Andiamo a fare un paio di pieghe in questa maniera e poi lo tiriamo in uno spessore di circa 1 cm. Prima lo stendiamo un pochino con le mani. Facciamo un rettangolo. Una volta fatto il nostro rettangolo, con il tagliapizza tagliamo tutte striscioline di circa 1 cm. Ecco, vedete? Deve venire così. E adesso formiamo le nostre treccine. Prendo 3 striscioline, vedete? Non faccio altro che sormontarle e poi intrecciarle.
e chiudere in fondo. Le appoggio poi sulla placca perché lieviteranno per altri 30 minuti. Qualcuno la farò alla Nutella perché mia figlia mi ha chiesto di farle col cioccolato, adesso vi faccio vedere. Siccome avevo preso questa che era in offerta, la vegana, e mia figlia però mangia sempre quella della Rigoni e quindi se mi è rimasta un po' lì, e allora la userò per fare un po' di farcitura di queste treccine. Praticamente prendo le mie solite tre striscette e vado a spalmare dei pezzettini di Nutella, di veg Nutella qua e là. Unisco, poi le sormonto e poi alla fine farò anche ancora, spalmerò dell'altra veg Nutella. Per renderle più golose. Siccome era piuttosto difficoltoso con la Nutella che era, ho aggiunto qualche cucchiaio di latte vegetale e l'ho fatta diventare un po' più morbida, così insomma si riesce a spalmare bene. Quindi vi consiglio di fare così e poi insomma di sporcarvi un po' le mani per fare l'intreccio naturalmente. Penso che si possano anche aggiungere delle gocce di cioccolato, come dicevo nella presentazione prima. E sicuramente vengono altrettanto golose. Speriamo solo che non si bruci la cioccolata. Adesso li copriamo con la pellicola e li mettiamo a lievitare per altri 30 minuti. Una volta cotte le pennelliamo con un po' di acqua. E dopodiché, quando si sono un po' raffreddate, le cospargiamo di zucchero al velo. Queste sono quelle con la Nutella, vedete? Mia figlia è già là che aspetta, che mi ha chiesto già due o tre volte se sono pronte. Ecco fatto, adesso mettiamo lo zucchero al velo, che ho fatto tritando lo zucchero di canna. Eccole pronte, vedete, molto soffici. Vedete come sono? Buonissima e senza olio. Vi saluto, vi lascio al prossimo video ricetta. Un abbraccio a tutti quanti.